Chiudi la porta, per favore. La signora è sola? Chiudi la porta, per favore. Chi è che suona? Un ventaccio questa sera. Vento e pioggia. Chiudi la porta, per favore. Non sopporto questa puzza di fenolo e di abete. Lo sapevo, signora. Per questo le dicevo che sarebbe stato meglio portare subito il signore alla cappella mortuaria. Sono stati i ragazzi a volere che la cerimonia funebre si svolgesse in casa. Perché hai tolto la fodera al divano? Devo lavarla. Sarà presto. La signora lo sa. Il signore ha tirato il suo ultimo respiro su questo divano. Ma lo faccio portar via. Non posso toccare niente prima che venga fatto l'inventario. Per questo me ne sto qui dentro come prigioniera. E nelle altre stanze non posso starci. E perché? I ricordi, tutti sgradevoli. E quel terribile tanfo. È mio figlio che suona? Sì. Non ha l'aria di essere molto a suo agio in questa casa. È sempre agitato e ha sempre fame. Dice che non ha mai mangiato abbastanza. È sempre stato malaticcio, fin dalla nascita. Se un bambino viene allevato col biberon, quando diventa grande ha bisogno di una buona alimentazione. Ma allora, gli è mai mancato qualcosa? Non proprio, signore. Tuttavia,
Non avrebbe dovuto comprare sempre la cosa peggiore che costava meno. E mandare un bambino a scuola con un panino nello stomaco e una tazza di cicoria non è giusto! I miei figli non si sono mai lamentati del cibo. No. In sua presenza non lo sanno, certo. Ma diventati più grandi, venivano da me in cucina. Le nostre entrate non ci permettevano. A volte però ho letto sul giornale che il signore doveva pagare tasse su un reddito di 20.000 corone. La vita è cara. Sì, sì, i ragazzi sono malaticci. La signorina Gerda, la giovane signora intendo, è poco sviluppata. Ma che cosa dici? Sì, sì, lasciamo stare. Che dice? Accendiamo un po' di fuoco qui dentro, si gela. No, grazie. Non possiamo permetterci il lusso di bruciare i nostri soldi. Ma così il signorino deve sempre uscire. Oppure suonare per scaldarsi un po'. È sempre stato freddoloso. E come mai? Sta attenta, Margaret. C'è qualcuno che passeggia lì fuori? No. Nessuno. Credi che abbia paura dei fantasmi? Ma non so. Io per conto mio però non ci resto in questa casa. Sono venuta qui quasi fossi stata condannata a dovermi occupare dei bambini. Quando ho visto come veniva trattata la servitù, volevo andar via, ma non ho potuto, o non mi è stato permesso. Ma adesso che la signorina Gerda si è sposata, sento che il mio compito è finito e che l'ora della liberazione si avvicina, anche se non è ancora arrivata. Non capisco una parola di quello che dici. Tutti sanno i sacrifici che ho fatto per i miei figli. Come ho adempiuto ai miei doveri, ho badato alla mia casa. Tu sei la sola ad accusarmi, ma non mi importa. Puoi andartene quando vuoi. Ma poi, se i giovani sposi verranno ad abitare qui, non voglio più avere domestici. Speriamo che la signora sia fortunata. I figli sono ingrati per natura. E le suocere malviste, specie se a corto di denaro. Non preoccuparti. Pagherò la mia parte. Sì. E darò una mano in casa. Inoltre, mio genero è diverso da tutti gli altri generi. Veramente? Sì, veramente. Non mi tratta come una suocera, ma come una sorella, per non dire un'amica. Capisco quello che vuoi dire. Mio genero mi piace, e questo è lecito, e lui se lo merita. Invece non piaceva mio marito, ne era invidioso, per non dire geloso. Già. Mi onorava della sua gelosia, benché io non sia più tanto giovane. Hai detto qualcosa? Non ho fiatato, ma mi pareva che arrivasse qualcuno. Deve essere il signorino. Allora, accendo il fuoco. Non ce n'è bisogno. Ma signora, signore, ho patito la fame e sono morta dal freddo in questa casa.
via un letto, un vero letto. Sono stanca. Lo dici adesso che te ne devi andare. È vero. L'ho dimenticato. Ma per l'onore della casa, bruci la biancheria del mio letto, su cui è morta così tanta gente. Così proverà meno vergogna nei confronti di chi verrà a prendere il mio posto, se qualcuno verrà. Non verrà nessuno. Se venisse, non resterebbe. Ho visto andare via 50 domestiche. Gente cattiva, come tutte voi del resto. Tante grazie, signora. Ma adesso, adesso viene la sua ora. Ognuno ha una sua ora. Ognuno ha suo tempo. Quando mi libererò di te, infine? Presto, molto presto. Più presto di quanto credi. Chiudi la porta, per piacere. E perché? È questo il modo di rispondere. Cosa vuoi? Non posso stare qui a leggere. Fa freddo in camera mia. Tu hai sempre freddo. E che a stare seduti il freddo lo si sente di più. Hanno fatto l'inventario? Perché me lo chiedi? Non si può aspettare che passi il dolore prima. La morte di tuo padre non ti addolora. Sì, ma in fondo invidio la sua pace, la pace di cui infine può godere. Questo però non significa che io non debba essere messo al corrente della mia situazione. Voglio sapere se posso arrivare alla laurea senza contrarre debiti. Tuo padre non ha lasciato niente, lo sai. Debiti, forse. Ma il negozio varrà pur qualcosa. Non c'è nessun negozio se non c'è un magazzino. Merci, capisci? Ma la ditta, il nome, i clienti. Non si possono vendere i clienti. Già, così si dice. Sei stato da un avvocato. Ma è così che piangi tuo padre? No, non così. Ma ogni cosa ha la sua importanza. Dove sono mia sorella e mio cognato? Sono tornati oggi dal viaggio di nozze e alloggiano in una pensione. Almeno lì potranno mangiare a sazietà. Parli sempre di cibo. Hai mai avuto da lamentarti del cibo in questa casa? No, no, no. No, per carità. Dimmi una cosa. Quando... Per qualche tempo ho dovuto vivere separata da tuo padre, ti ricordi? E tu sei rimasto solo con lui. Ti ha mai detto qualcosa a proposito dei suoi affari? Ma no, niente in particolare. E allora com'è che non ha lasciato niente se ultimamente guadagnava 20.000 corone l'anno? Ma non so niente degli affari di papà. Diceva che la casa gli costava molto e che ultimamente aveva comperato dei mobili nuovi. Ma questo diceva. Credi che avesse debiti? Li ha avuti forse, ma neanche pagati. E dove è finito il denaro allora? Ha lasciato un testamento. Me mi odiava e non poche volte ha minacciato di mettermi sul lastrico. Credi che abbia nascosto i suoi risparmi da qualche parte? C'è qualcuno che passeggia lì fuori? Io non sento nessuno. Sono un po' nervosa. Tutte queste preoccupazioni, i funerali, gli affari. A proposito, sai che tua sorella e il marito verranno ad abitare qui. Perciò
Dovrai cercarti una stanza in città. Sì, lo so. Tuo cognato non ti piace, vero? No, non mi è simpatico. Però è una brava persona. E anche molto dotato. Gli devi voler bene, se lo merita. Io non gli vado a genio e poi lui era cattivo con mio padre. Ma di chi era la colpa? Papà non era cattivo. No? Adesso mi sembra di sentire qualcuno di là. Vorresti portarti in camera tua il ritratto di tuo padre, quello appeso alla parete? Perché? Non mi piace. Mi guarda con occhi cattivi. A me non pare. Prendilo comunque, a te piace e tu lo pigli. E va bene. Farò così. Aspetto Axel e Gerda. Vuoi incontrarli? No. Preferisco tornare in camera mia a leggere. Se solo potessi mettere un po' di legna nella stufa. Non possiamo permetterci il lusso di bruciare il denaro. Sono 20 anni che sentiamo questa cantilena. Eppure quando si è trattato di fare inutili viaggi di prestigio all'estero i soldi non mancavano. O quando si è trattato di pagare 150 corone per una cena. Per lo stesso prezzo si comperano 4 metri cubi di legna. 4 metri cubi per una cena. Stupidaggini. Già, qui in casa qualcosa non andava, ma adesso è tutto finito. Adesso si faranno i conti. Cosa vuoi dire? Che l'inventario, il resto. Quale resto? I debiti, gli affari in sospeso. Ah, ecco. Intanto posso comprarmi un po' di lana. Ma come puoi chiedere una cosa del genere adesso? Faresti meglio pensare a guadagnare un po' di soldi. Ti guadagnerò dopo la laurea. E allora chiedi un prestito, fa come gli altri. E chi mi concederebbe questo prestito? Gli amici di tuo padre. Papà non avere amici. Un uomo indipendente non può avere amici perché amicizia significa legarsi di reciproca ammirazione. Che saggezza. Di certo l'hai imparata da tuo padre. Sì. Papà era un uomo saggio che a volte commetteva follie. Senti questa. Dimmi piuttosto, quando pensi di sposarti? Sposarmi? No, no. Grazie. Mantenere una dama di compagnia per il divertimento dei giovani scapoli, diventare il protettore legale di una cocotte, provvedere a darmi la tua migliore amica, cioè la tua peggior nemica che poi un giorno li userà contro di te per farti la guerra? No, 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 me ne guardo bene. Cosa devo ascoltare? Torna in camera tua. Ne ho già sentite abbastanza per oggi, certamente devi aver bevuto. Devo sempre bere un po' per calmare la tosse. E per sentirmi sazio. Ancora lamentele sul cibo. Nessuna lamentela. Ma che è tutto così, così leggero. Ecco, ha il sapore dell'aria. Ora puoi andartene. Oppure c'è così tanto pepe sale che anziché saziare mette fame. Sì, 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 è proprio aria piccante. Tu sei ubriaco, vattene! Avrei ancora qualcosa da dire, ma per oggi basta così. Axel, finalmente. Ti ho aspettato tanto. Verrà più tardi. Come stai? Che novità ci sono? Siediti, ho qualcosa da chiederti. Non ci vediamo dal giorno del matrimonio. Come mai siete tornati così presto? Dovevate star via 8 giorni, ne sono passati solo 3. Già, ma il tempo pareva non passasse mai. Sai com'è?
Quando ti si è già detto tutto, la solitudine diviene opprimente. E poi, eravamo così abituati alla tua compagnia che ci mancavi. Davvero? Beh, ne abbiamo passate tante noi tre insieme e credo di esservi stata utile. Gerda è una bambina, della vita capisce poco. È piena di pregiudizi e poi è un po' testarda. Certe volte è persino fanatica. E il matrimonio come ti è parso? Magnificamente riuscito. E tu, i versi, come li hai trovati? Intendi dire i versi dedicati a me? Credo che a nessuna suocera siano stati dedicati simili versi in occasione del matrimonio di una figlia. Ricordi il pellicano che nutre i piccoli col suo sangue? Sai, ho pianto. Sì. Prima hai pianto. Ma poi non ti sei perduta a un ballo. Gerda era quasi gelosa. Non era la prima volta. Voleva che venissi vestita di nero per il lutto, diceva lei. Ma ho fatto a modo mio. Dovrei obbedire ai miei figli? Naturalmente no. Qualche volta Gerda è proprio pazza. Se si accorge che guardo una donna. Come? Non siete felici? Felici? Cosa vuol dire? E così avete già litigato. Già. Prima del matrimonio non facevamo altro. E ora che ho dovuto dare le dimissioni, e non sono che un tenente della riserva, per strano che possa sembrare, da quando ho smesso di portare l'uniforme, pare che io vi piaccia di meno. E allora perché non continui ad indossarla? Devo ammettere che anch'io, vedendoti in abiti civili, quasi non ti riconosco. Sei davvero un'altra persona. Posso portare l'uniforme solo in servizio o durante le parate. Solo allora? Così prescrive il regolamento. Povera Gerda. Si è fidanzata con un tenente e si è sposata con un ragioniere. Cosa vuoi farci? Bisogna pur vivere. A proposito di vivere, come vanno gli affari? Francamente non lo so, ma comincio a sospettare di Frederick. Vale a dire? Proprio qui, questa sera, diceva cose tanto strane. Quell'idiota. Gli idioti di quel tipo sono spesso molto scaltri e non sono sicura che da qualche parte non ci sia un testamento o dei risparmi. Hai provato a frugare in giro? Sì, io ho guardato in tutti i suoi cassetti. In quelli del ragazzo? Sì, naturalmente, anche nel cestino della sua stanza. Spesso scrive lettere che poi straccia. Non importa, nello stipo? Sì, certamente. Va bene, in tutti i cassetti? In tutti. I stipi di solito hanno cassetti segreti. Questo non avevo pensato. Allora bisogna guardare. No, non possiamo, ci sono i sigilli dell'inventario. Non si può trovare il modo. Meglio. Ma sì, basta smontare gli assi dietro. I cassetti segreti si trovano sempre dietro. Ma ci vogliono degli arnesi. No, se ne può fare a meno. Gerda però non deve saperne niente. No, certo. Andrebbe subito a riferirlo a suo fratello. Chiudo, per sicurezza. Ma guarda un po'. Qui è arrivato già qualcun altro. Il fondo è stato staccato. Ci passo con la mano. È stato il ragazzo. Vedi i miei sospetti. C'è della carta. Fa presto, dammi. Arriva qualcuno. Una busta. Arriva Gerda, fa presto. Dai, nascondila. Ma perché chiudi la chiave? Sto zitto. Sei una stupidata. Ti metto a aprire. Levati. Perché vi siete chiusi dentro a chiave? Non mi saluti nemmeno, bambina mia. E sì che non ci vediamo dal giorno del matrimonio. Racconta, vi siete divertiti in viaggio? Non stare lì con quell'aria imbronciata. Perché vi siete chiusi dentro a chiave? Perché la porta si apre da sola e io sono stanca di chiedere a tutti quelli che entrano di richiuderla. E se parlassimo di come ammobiliare il vostro appartamento, vi vedete qui, vero? Per me è lo stesso. Tu, Axel, che ne pensi? Beh, qui non staremo male. E la mamma non avrà di che lamentarsi quando si va d'accordo. E la mamma dove si sistemerà? Ma qui, bambina mia, basta mettere un letto. Tu vuoi mettere un letto in salotto? E a me che parlavi? Parlavo alla mamma.
Comunque, in un modo o nell'altro, sistemeremo tutto. Ci aiuteremo a vicenda. E con i soldi che ci passerà la mamma, potremo vivere. E io avrò qualcuno che mi darà una mano in casa. Certo, bambina mia. I piatti però non li voglio lavare. E come puoi pensare una cosa del genere? Vedrai che andrà tutto per il meglio. L'unica cosa che voglio è avere mio marito tutto per me. Non voglio che gli altri lo guardino, come accadeva di là in albergo. Per questo il nostro viaggio è stato così breve. Ora lo sappiamo. Chiunque cercherà di rubarmelo dovrà morire. Andiamo di là e cominciamo a spostare i mobili. Bene, Gerda può iniziare qui. No, io non voglio rimanere da sola in questa stanza. Fino a che non ci saremo sistemati, io non mi ci sentirò tranquilla. Visto che avete paura del buio, allora andiamo tutti e tre. In cui mi calunni anche te. Fammela leggere. No, no, meglio se la strappa. È piena di veleno. Fuori dalla tomba parla. Dunque non è morto. Axel, io non posso restare qui. Devo andare via di qua. Dice che l'ho assassinato. Non è vero. È morto di un attacco apoplettico. L'ha constatato il medico. Ma dice altre cose ancora. Tutte menzogne. Che l'ho mandato in rovina. Ti prego, Axel, andiamo via da questa casa. Promettimelo. Guarda, guarda la sedia ad ondolo. Si muove. Bella corrente d'aria. Andiamo via di qua, promettimelo. Non posso. Contavo su un'eredità. Voi me l'avete fatta balenare dinanzi, altrimenti non mi sarei sposato. Ora bisogna accettare le cose come sono. Tu devi guardarmi come un genero ingannato e rovinato. Dobbiamo restare uniti per poter vivere. Dobbiamo risparmiare. E tu devi aiutarci. Vorrei fare la serva nella mia casa. Non lo farò mai. Il bisogno lo esige. Sei un mascalzone. Vergognati, donnaccia. Far la serva a te. Pensa a quello che hanno sofferto le tue serve. Fame e freddo. Tu almeno non subirai lo stesso trattamento. Ho la mia rendita. Non ti basterebbe nemmeno per andare a vivere in una soffitta. Qui invece ti servirà per pagare l'affitto. Se ce ne stiamo tranquilli. E se non ve ne state tranquilli, io me ne vado. Abbandoneresti Gerda? Tu non l'hai mai amata. Questo lo sai meglio di me. È sradicata dal mio cuore. È scusa da tutto, tranne che dalla camera da letto. Quella gliel'hai lasciata. E se dovessi avere un figlio, le prenderesti anche quello. Non so ancora niente. Non capisce niente. Comincia a destarsi.
dal suo sonno di sonnambula. E sta attenta quando aprirà gli occhi. Axel. Axel, dobbiamo restare uniti. Non possiamo separarci. Non posso vivere sola. Accetterò tutto, ma non il divano. Sì, invece. Non intendo rovinare la casa facendo di questa stanza una camera da letto. Ora lo sai. Almeno compramene un altro. No, non ce lo possiamo permettere. E poi questo è bello. Bello. Un bancone da macellaio insanguinato. Stupidaggini. Se non ti va, ti restano la soffitta e la solitudine, l'ospizio e il ricovero dei poveri. Mi arrabbio. E fai bene. Pensa, dice al figlio di essere stato assassinato. Si può uccidere in molti modi. Il tuo, almeno, aveva il vantaggio di sfuggire alla legge. Neppure il nostro, perché hai fatto la tua parte anche tu, rendendolo furioso e spingendolo alla disperazione. Era un ostacolo sul mio cammino. E non voleva farsi da parte. Quindi bisognava che gli dessi uno spintone. La sola cosa che non ti perdonerò mai è di avermi strappato alla mia casa. Ricordo quella sera, la prima passata in casa tua, quando sedevamo davanti alla tavola apparecchiata come per una festa. E improvvisamente abbiamo sentito quel terribile grido che sembrava provenire dalla prigione o dal manicomio. Era lui che errava per i campi di tabacco, sotto la pioggia, al buio, urlando la sua disperazione per la separazione dalla moglie e dai figli. Perché ne parli ora? E come fai a sapere che era lui? C'è scritto nella sua lettera. E a noi cosa interessa? Non era uno stinco di santo. No, non lo era. Ma aveva dei sentimenti umani. Già, un po' più di te. Le tue simpatie cominciano a cambiare direzione. Non arrabbiarti adesso. Dobbiamo restare in pace. Dobbiamo. Siamo condannati. Ascolta, chi è? È lui! Lui chi? Chi è? È tuo figlio. Ha bevuto di nuovo. Frederick, io credevo fosse... Io non resisterò qui. Ma cosa avrà? Va a vedere. Sarà ubriaco quel mascalzone. Devi parlare così. È mio figlio, dopo tutto. Sì, tuo figlio, dopo tutto. Perché guardi l'ora? Non resti a cena qui. No, grazie. Non bevo brodaglia. Non mangio mai acciughe rancide e nemmeno crusca bollita. E poi ho una riunione. Che riunione? Affari che non ti riguardano. Hai intenzione di comportarti come una suocera? Lasci Gerda da sola la prima sera che siete a casa. Nemmeno questo ti riguarda. Adesso so quel che mi aspetta e quel che aspetta i miei figli. Ora cominci a toglierti la maschera. Sì, è giunto il momento. Thank you.
Sei sola? Fredrik. Sì. La mamma è in cucina. Axel dov'è? Ad una riunione. Fredrik. Aspetta. Siediti. E... parliamo un po'. Tienimi un po' di compagnia. Già, mi pare non abbiamo mai parlato tu e io. Ci siamo sempre evitati. Non avevamo simpatia l'uno per l'altra. E che tu eri sempre dalla parte di papà e io di mamma. Adesso forse le cose cambieranno. Tu lo conoscevi? Tuo padre? Che strana domanda. A dire il vero lo vedevo con gli occhi di mamma. Però lo vedevi che ti voleva bene. E allora, perché ha appena cercato di contrastare il mio fidanzamento e poi di romperlo? Perché non riteneva il tuo Axel l'uomo che ti ci voleva. E per questo è stato punito, quando la mamma se n'è andata via di casa. Non fu per caso tuo marito a consigliarla? Io e mio marito. Papà doveva capire che cosa vuol dire separarsi dal momento che mi voleva dividere dal mio fidanzato. E questo gli ha accorciato la vita. Devi credermi se ti dico che papà voleva solo il tuo bene. Tu sei rimasto da solo con lui. Che cosa diceva? Come l'ha presa? Non posso descrivere il suo dolore, Carla. E della mamma, che cosa diceva? Niente. E comunque dopo tutto quello che ho visto io non mi sposerò mai. Carla, sei felice? Sì, quando si ottiene quello che si vuole si è felici. E come mai tuo marito ti lascia sola la prima sera? Ha una riunione, è il suo padre. Al ristorante? Che cosa dici? Come lo sai? Credevo lo sapessi. Scusami, Gerda. Non volevo. Ma raccontami, come mai siete tornati così presto dal ghiaccio? Te l'ho detto. Era preoccupato per il suo lavoro. E poi... aveva voglia di rivedere la mamma. Non può stare lontano da lei. Veramente? E il viaggio com'è andato? Bene? Sì, certo. Povera Gerda. Che cosa vuoi dire? Ma lo sai com'è curiosa la mamma? E nessuno sa usare il telefono meglio di come lo fa lei. Che cosa dici, Giaspiati? Ma lo fa sempre. Probabilmente anche adesso è dietro qualche porta a origliare. Tu pensi sempre male di nostra madre. E tu sempre bene, ma com'è possibile? Eppure lo sai com'è fatta. No, non lo so. E non lo voglio sapere. Non vuoi? Allora è diverso. Avrai qualche buon motivo. Io lo so di vivere come una sonnambula, ma non voglio essere svegliata. Non potrei più vivere. E non credi che siamo tutti sonnambuli? Io studio legge, come sai, e questo mi dà l'opportunità di leggere i verbali dei più grandi processi. Ebbene, vi sono grossi criminali che non sanno spiegare come siano avvenute certe cose. Credevano di agire giustamente fino al momento in cui, scoperti, si sono... risvegliati. Se non è sonno, è di certo sogno. Lasciami dormire. Io lo so che dovrò svegliarmi prima o poi, ma che sia il più tardi possibile. Quante cose che non so, ma che intuisco. Ti ricordi da bambino? Quando ti dicevano cattiva se dicevi la verità. Sei cattiva, mi dicevano, quando dicevo che qualcosa di cattivo era cattivo. E così imparai a mentire e fui apprezzata per le mie buone maniere.
E poi imparai a dire quello che non pensavo ed ero pronta a fare il mio ingresso della vita. Non si devono mettere a nudo i difetti e le debolezze della gente, questo è vero. I passi successivi si chiamano adulazione, ipocrisia. È difficile sapere come comportarsi, ma parla chiaro, diventa un dovere. Taci! Starò zitto. Va bene, parla, parla, ma non di quello. È che nel silenzio sento i tuoi pensieri. A volte quando la gente si incontra parla, parla, parla all'infinito, soltanto per nascondere quello che realmente pensa. Si vorrebbero sapere tanto le cose degli altri, ma non svelare mai niente di sé. Povera Fiella. Frederick, lo sai che cosa fa più male? Scoprire la vacuità della felicità più grande. Finalmente hai detto. Ho tanto freddo. Anche tu hai freddo. Ho sempre avuto freddo e fame. Anche tu. In questa casa succedono cose strane, Gerda. Se vado a cercare della legna se ne parlerà per giorni, lo sai. E prova a vedere nella stufa. A volte la mamma la teneva lì per farci credere che... Ah, c'è qualche pezzetto, eh? Questa cos'è? Una lettera strappata. Può servire per il fuoco. No, Frederick! No, no, non accendere. Avremo storia a non finire. Ascolta, siediti ancora un po'. Parliamo. Lo sai perché papà ce l'avesse tanto con mio marito? Sì. Sì, perché tuo marito gli aveva portato via la figlia e la moglie. Il vecchio notava che c'era chi a tavola era servito meglio di lui. E poi voi due vi chiudevate qui in salotto, facevate musica, leggevate, però sempre qualcosa che a lui non piaceva. È stato respinto, ecco, cacciato dalla propria casa. E poi ha deciso di andare all'osteria. Povero papà, non sapevamo quello che facevamo. Però è bello avere dei genitori di nome e reputazione irreprensibili. E noi possiamo esserne fieri. Ti ricordi il giorno delle nozze d'argento? Che bel discorso e che bei versi. Ma a me parve ridicolo vederli festeggiati come una coppia felice dopo una vita da cani. Frederick! Purtroppo è la verità. Non ricordi quando la mamma voleva buttarsi giù dalla finestra? Taci! Erano ragioni che non sappiamo. E poi nell'ultimo periodo in cui la mamma e il papà vissero separati e mi prendevo cura di papà, lui era come se cercasse di parlarmi, ma le parole non riarrivavano alle labbra. A volte mi è apparso il sogno, sai? Anche a me. E nel sogno ho 30 anni. Mi guarda con affetto, come a volermi dire qualche cosa, ma io non so che cosa. E a volte c'è anche la mamma. Ma lui non è arrabbiato con lei. La mamma. E l'ha amata fino alla fine. Ti ricordi le nozze d'argento? Che bel discorso tenne in suo onore nonostante tutto. Nonostante tutto? Vuol dire tutto troppo poco allo stesso tempo, Gerda. Ah, sì, ma la mamma aveva un grande merito. E si occupava della casa. Già, ed è proprio qui la questione. Che cosa vuoi dire? Ecco, quando si tratta degli affari di casa, voi donne siete tutte uguali.
Ho provato persino a interrogare madre, che è mia amica. Le ho chiesto come mai in questa casa non c'è mai da saziarsi. E cosa fa quella chiacchierona? Tace. Tace e s'arrabbia, me lo sai spiegare? Ma no. Detto che anche tu fai parte di questa cricca. Non capisco che cosa tu voglia dire. Voglio dire, non vorrei che papà abbia scoperto questo complotto che c'era contro di lui, ecco. Certe volte parli come un pazzo. Frederick. A volte per scherzare usava questa parola. Complotto. Ma negli ultimi tempi tacevo ormai. Fa così freddo qui che sembra di essere in una tomba. Adesso accenderò la stufa, costi quel che costi. Mio figlio Frederick, con la calligrafia di papà. La lettera di papà. Cosa c'è scritto? Raccontami! Adesso mi sembra di svegliarmi da un lungo sonno. Potrebbe non essere vivo. È possibile, lui lo mette dalla tomba! Potrebbe essere stato vittima di fantasie malate. E continui! E va bene allora, ti racconterò tutto. No, no, no. Io so già tutto, ma non ci credo. Perché non vuoi crederci? Tuttavia è la verità. Gerda, colei che ci ha dato la vita è una ladra. Rubava sul denaro per la casa, falsificando i conti e comprando il peggio al prezzo più basso. Mangiava di nascosto al mattino mentre a noi lasciava i resti riscaldati ed è per questo che avevamo fame, merda! Rubava persino sul denaro per la legna, capisci perché è freddo? Qui c'è scritto che papà la scoprì, la mise in guardia, lei promise di non farlo più, invece no? Continuò e fece di peggio, ci propinò soia e pepe di cayenna! Io non ci credo. Adesso arriva il peggio. Terza, quel farabutto di Axel non ha mai amato te. Bensì, tua madre. E quando papà la scoprì, poiché quel farabutto di Axel doveva dei soldi a tua madre, a nostra madre, il miserabile coprì il suo gioco chiedendo la tua mano, Gerda. Queste sono le grandi linee, ma i dettagli non te li puoi immaginare. Io lo sapevo già! Ma non arrivava alla mia coscienza, era troppo! Cosa faremo adesso? Me ne andrò. Ma dove? Non lo so. Resta, resta con me. Sta a vedere cosa succede. Impossibile, sei impotente contro la propria madre. È astuta come la bestia, ma il suo egoismo la cieca, Gerda. Frederick, scappiamo. Per andare dove?
Fresca. Eccolo che arriva il miserabile. Taci, taci, taci. Adesso tocca a noi fare il complotto. Ricorda la parola d'ordine, Gerda. Ricorda che ti ha picchiato la sera delle nozze, Gerda. Mi ha picchiato la sera delle nozze. Ricordamelo, Fredrik, perché potrei dimenticare. Come vorrei dimenticare? Sei già tornato. È finita la riunione. C'era roba buona? È stata rinviata. Hai detto chiuso? Ho detto rinviata. Da oggi ti occuperai tu della casa. Sei di buon umore questa sera. Già. Parlare con Fredrik mette allegria. Io e Fredrik abbiamo giocato alla cricca. State attenti. E allora giocheremo alla vendetta. Non ho modo di parlare. Che intenzione avete? Nascondete qualcosa. Tu i tuoi segreti non li dici? Eh? Oppure non ne hai? Cos'è successo? Qualcuno è stato qui! Abbiamo avuto la visita di un'anima morta. Fate con le scherzi, finisce male! C'è un po' d'allegria, ti do una, Gerda. Di solito sei così imbronciata. Ti faccio paura? No, affatto. Ci sono sentimenti che assomigliano alla paura, ma che sono qualcos'altro. E vi sono gesti che dicono ancor più delle parole. Volete un po' di zuppa? No, grazie. Sei Davina, dalla ai tuoi cani da caccia, se ne hai. E sei di Sigala, mettitela sui furuncoli. Siamo poveri e dobbiamo economizzare. Con 20.000 coloni non si è poveri. Sì, se li si presta alle persone sbagliate. Che significa? Questo ragazzo è matto. Lo è stato, forse. Venite, allora. Sì, venite. Questa sera vi offrirò io del pane murrato e una bistecca. Tu? Sì, io, in casa mia. Questa poi. Signori, prego. Che succede? C'è sotto qualcosa. Mi pare proprio. Prego, signori. Hai visto? La sedia d'onno si muoveva. La sua sedia. No, non ho visto. Ma ho visto altro.
valzer? Sì. Il valzer del tuo matrimonio. L'ho ballato fino al mattino. Io? Dov'è Axel? Cosa vuoi che ne sa? Senti, senti, avete già litigato? Cosa leggi, bambina mia? Un libro di cucina. Mi puoi spiegare perché non è descritto il tempo di cottura dei cibi? Dipende, sai. C'è chi li vuole cotti in un modo e chi in un altro. Non capisco. Un cibo va mangiato appena cucinato, altrimenti è riscaldato. E quindi è andato a male. Per esempio, ieri hai fatto cucinare una vernice per 3 ore. Durante la prima ora si sentiva in tutta la casa un buon profumo di caccia... Mamma! Si sentiva in tutta la casa un buon profumo di cacciagione. Poi, quando il piatto è stato portato in tavola, sapeva soltanto d'aria. Spiegami perché. Non capisco. E allora spiegami perché mancava la salsa, dove era finita, chi l'aveva mangiata. Non capisco nulla. E invece io capisco molte cose. Adesso. Sono cose che suo anch'io. Da te non ho niente da imparare. Sarò io a insegnarti come si manda avanti una casa. E con la soia e il pepe di Cayenne. Vedi, sono tutte cose che so già. Oppure, invitare gente a cena soltanto quando la dispensa è piena d'avanzo. Oppure, servire soltanto pietanze che nessuno mangia. Guarda, guarda, sono tutte cose che già so! Ed è per questo che da ora mi occuperò io della casa. Dovrei farti da serva. Tu la mia e io la tua. Senti, arriva Axel. Mamma. Allora, del divano, che ne pensi? Già, certo. Non sei contenta? Ti manca qualcosa? Adesso comincio a capire. Veramente? E ora ascolta. Io e Gerda, visto che non mangiamo a sufficienza in questa casa, abbiamo deciso di mangiare per conto nostro. E io? Non hai bisogno di molto. E adesso... Gerda, va un attimo fuori. Adesso accendi la stufa. Credo che la legna sia finita. O menti, o hai rubato il denaro. Proprio l'altro ieri è stata comperata della legna. Ora vedo chi sei. Avresti visto già da un pezzo. Per la tua età e la tua esperienza non avessero accecato la mia giovinezza. Però presto, accendi. Noi andiamo in sala a mangiare. E io? Io cosa mangerò? La zuppa che Gerda ti ha preparato in cucina. Con il latte scremato. È giusto così. Visto che la crema l'hai già mangiata. Me ne andrò via da questa casa. Impossibile. Perché verrei chiusa dentro a chiave. E allora ti butterò dalla finestra. Fa pure. Già da parecchio avresti dovuto farlo. Avresti risparmiato 4 vite umane. E ora rimani qui seduta. Sei tu. Come ti senti? Male. Sento che la fine è vicina. È solo immaginazione. E
non dondolarti. Guarda me. Sono arrivata a questa... a una certa età. Io ho sempre fatto il mio dovere di madre e di donna di casa. Non è così? Ah già, il pellicano, che non ha mai donato il suo sangue. C'è scritto sul manuale di zoologia che non è vero. Hai mai avuto qualcosa di cui lamentarti? Dimmi. Ascolta, mamma, se non avessi bevuto probabilmente non ti parlerei sinceramente. Non ne avrei le forze. Tuttavia voglio dirti che... io ho trovato la lettera di papà. Quella che tu hai gettato nella stufa. Ma cosa dici? Che lettera? Sempre nei sogni. Mi ricordo la prima volta che mi insegnasti a mentire. Sapevo appena parlare, te lo ricordi? Non me ne ricordo affatto e smettila di dondolare! Ed è la prima volta che mentisti su di me? Io me lo ricordo bene. Avevo 4 anni e mi nascosi sotto il pianoforte. E venne una zia a trovarti, sì. E lì ti ascoltai mentire per 3 ore. Non è vero! Non ho mai avuto latte dal tuo seno. Ma un biberon è una nutrice. E quando divenni più grande dovetti andare a casa della sorella della nutrice che faceva la prostituta e lì assistere a spettacoli simili a quelli che i proprietari di cani offrono in giro per strada in autunno e in primavera. E quando tornai a casa e ti raccontai tutto, tu mi picchiasti perché ti avevo detto una bugia, perché fosse la verità. E la tua serva, incoraggiata dal tuo contegno, mi iniziò a tutti i segreti all'età di 5 anni. E poi iniziai a soffrire il freddo e la fame come Gerda, come papà. Guardami, pellicano, come hai assassinato papà, questo lo sai solo tu. E un tale delitto non è perseguibile dalla legge. Come hai assassinato Gerda, beh, anche questo lo sai molto bene. Ma ora lo sa anche lei. Oh, Sessa, smettila di dondolarti! Le stesse cose che sei tu, che so io e che non posso dire! Orribile che ti abbia parlato così! Ma era necessario. So anche che quando smetterò di bere, mi farò saltare le cervella! Ed è per questo che continuo a bere. Non ho il coraggio di essere sobrio. Continua pure a mentire. Papà diceva che tu eri una gran truffa della natura, che tu a differenza degli altri bambini non avevi prima imparato a parlare, bensì avevi imparato prima a mentire, che tu non rispettavi i tuoi doveri di madre per andarti a divertire. Mi ricordo di quella volta che te ne andassi all'operetta mentre Gerda era qui gravemente ammalata. Dicesti: la vita è già di per sé abbastanza pesante, inutile renderla ancora più pesante. Quella volta che te ne andassi a Parigi, quella volta che ti divertisti così tanto che poi fummo affossati dai debiti, mentre io e Gerda rimanemmo qui in questa casa con la tua serva e quel suo amante che usavano il tuo letto coniugale. E perché non me l'hai raccontato prima allora? Ma non ti ricordi che ti ho già detto tutto? Ti ho già detto tutto e tu mi picchiavi perché dicevi che erano menzogne. Infatti appena sentivi una parola di verità dicevi che era menzogna. Io non ho mai sentito un figlio parlare in tal modo a sua madre. Abbastanza fuori dal comune, contro natura, è necessario che ti parli così, siccome è una sonnambula è impossibile destarti. Papà diceva che se t'avessero messa su un banco di tortura tu non avresti mai confessato una menzogna o detto di una bugia. Papà, credi che fosse privo di difetti? Aveva difetti, aveva grandi difetti, ma non per quel che riguarda la moglie, non per quel che riguarda i figli! Ma ci sono altri segreti nel tuo matrimonio, che io ho intuito, ho sospettato. E questi segreti sono sepolti nella tomba con papà,
In parte. Hai finito! Me ne andrò fuori a bere. Non prenderò mai la laurea. Non credo nella giustizia. Un solo testimone sincero non è preso in considerazione. Due testimoni fasulli bastano a costituire una prova. Alle 11:30 la tua causa è giusta, alle 12 un margine di scrittura troppo sottile, una parola non detta, bastano mandarti innocente in galera. Se ho pietà di un estopante, questi mi intenderà la causa per diffamazione. Ho tanto disprezzo per l'umanità che non farò nessun altro sforzo per viverci. Non andartene. Che c'è? Paura del buio adesso? Sono nervosa. E la conseguenza? E quella sedia mi fa impazzire. Lui era seduto lì. Era come se poggiasse su due mezze lune. Mi tritasse il cuore. Tu non ce l'hai un cuore. Non andartene! Non posso restare sola, Axel, una scalzone. Questo lo credevo anch'io fino a poc'anzi. Ora credo piuttosto che anche lui sia stato vittima delle tue tendenze criminali. Era un uomo che è stato seduto. Ecco. Non andartene! Stai per destarti. Sì. Mi pare di svegliarmi da lungo, lunghissimo sonno. È orribile, perché nessuno ha potuto svegliarmi prima? Se nessuno ha potuto farlo prima, vuol dire che era impossibile. Ripeti queste parole. Se era impossibile, vuol dire che nessuno poteva farlo prima di questo momento, mamma. Parla ancora! Non posso dir più nulla! Anzi, no. Una cosa te la voglio dire, mamma. Vattene. Non restare qui, peggioreresti solo la situazione. Hai ragione. Andrò via. Via. Povera mamma. Hai pietà di me? Certo che ho pietà di te. Quante volte ho detto è così cattiva che suscita pena. Grazie. Ora va, Frederick. Non si può far nulla, allora? No. È impossibile. Già, è impossibile. Chi è? C'è qualcuno di là? Chi è? È lui. Io non posso restare qui. È già tornata.
Lontano da te lui non si divertiva. Oh, tante grazie. Ti ho preparato la zuppa. Non ho fame. Sì che hai fame. E che non mangi la zuppa. Qualche volta sì. No, mai. Ma non è per questo. È per il tuo sorriso ogni volta che ci tormentavi con la zuppa. Godevi della nostra sofferenza. E poi la stessa zuppa la servivi al cane. Non posso mangiare il latte scremato. Mi metti i brividi. Dal momento che la panna l'hai usata per il tuo caffè delle 11, accontentati, va a mangiare. Non posso. Se non mangi lo dico ad Axel. Axel, a cui sono tanto mancata, non mi farà del male. Ricordi il giorno del tuo matrimonio quando ballava con me il medesimo? Sarebbe meglio per te non nominare quella vergogna. E mi sono stati dedicati dei versi e sono io che ho ricevuto i fiori più belli. Vuoi che ti reciti la poesia? La conosco a memoria. Nel Ginistan, Ginistan è una parola persiana che serve ad indicare il giardino del paradiso, laddove le dolci peri si nutrono di profumi. Le peri sono geni o fate, e la loro natura è tale che più passano gli anni e più diventano giovani. Mamma, tu credi di essere una peri? Sì, così c'è scritto. E lo zio Victor ha chiesto la mia mano, cosa ne direste se mi risposassi? Ancora la sonnambula come lo eravamo tutti noi. Ma ti sveglierai mai? Ma non ti rendi conto che chi ti prende in giro? Non ti rendi conto che Axel ti prende in giro? A me pare che con me sia molto più gentile che con te. Anche quando ti minaccia? Ma è con te che ce l'ha, bambina mia. Hai perso la ragione. Non gli mancava la mia compagnia. Noi abbiamo sempre tante cose da raccontarci e lui è il solo che mi capisce. E tu non sei che una bambina. Mio Dio, mamma. Svegliati! Io sono tua madre. Ti ho nutrito col mio sangue. No! No! Mi hai dato soltanto delle caciune. Ecco che cosa mi hai dato. E poi, quando sono cresciuta, ho rubato dalla dispensa. Sì, ho rubato! Ma c'era soltanto del pane secco che mangiavo con la senape. E quando la gola mi bruciava, me la rinfrescavo con l'aceto. Ecco che cos'era la dispensa. Una bottiglia d'aceto e il cestino del pane. Una bambina già rubavi belle cose che mi racconti. E non te ne vergogni. Oh. È per figli del genere che mi sono sacrificata. Avrei potuto perdonarti tutto. Ma che tu m'abbia tolto la vita, sì, perché lui era la mia vita. Non è colpa mia se ha preferito me. Forse mi trovava, come dire, più piacente. Già, aveva più gusto di tuo padre, che non fu capace di apprezzarmi finché non trovò dei rivali. Non parlar male di mio padre. Non mi basterà la vita intera per ripagare al male che gli ho fatto. Ma tu la pagherai. Tu che mi hai aizzata contro di lui. Ti ricordi da bambina? Quando mi costringevi a dirgli parole cattive che neanche io capivo, soltanto per ferirlo. Ma papà non mi rimproverava. Aveva abbastanza giudizio da capire da chi provenivano quelle frecce avvelenate. Ti ricordi quando mi costringesti a mentirgli dicendo che mi servivano dei libri di scuola e poi il denaro l'abbiamo diviso? Tanto scappare di qua, ma solo come Frederick. Siamo tue vittime, impotenti. Hai il cuore così indurito che non ti accorgi neanche dei tuoi crimini. Ma tu lo sai che cosa è stata la mia infanzia. Riesci ad immaginare quanto fosse cattiva la mia casa e quanto male vi ho imparato? Pare che tutto questo lo si eredi. Dall'alto. Da chi? Dai nostri progenitori, rispondono i libri per l'infanzia. E pare proprio sia vero.
Non accusare dunque me, come io non accuso i miei genitori, che a loro volta potrebbero accusare loro. Del resto, ma così in tutte le famiglie, solo che non lo si dà a vedere agli estranei. Se così è, allora, non voglio più vivere. E se sarò costretta a vivere, preferisco passare sorda e cieca in mezzo a tanta miseria. Quanto esageri. Quando avrai un bambino, ci sarà altro a cui pensare. Non avrò figli. Che ne sai? Me l'ha detto il medico. Si sbaglia. Menti ancora. Sono sterile. Per questo non voglio più vivere. Quanto chiacchieri. No! Ma Frederick ha bevuto ancora. Povero Frederick. Che cos'altro poteva fare? Viene fumo dalla cucina. Che dici? Sì, credo... credo bruci. Brucia, ma che dici? Sì, credo che bruci! Merda! Ora sì!
cominciano le vacanze.